Amici telespettatori, bentrovati e benvenuti ad una nuova puntata di Viaggi di Aria Pura. Oggi vi porteremo per le vie di Capreate San Gervasio, un posto incantevole, ve ne accorgerete tra poco. Capreate è situata nell'isola bergamasca, al territorio dell'alta pianura bergamasca, delimitato da due fiumi, il Brembo e l'Adda. Dista circa 17 km dal capoluogo orobico, che chiaramente è Bergamo. Il territorio comunale ha una configurazione longilinea ed è collocato lungo la sponda sinistra dell'Adda, proprio dove il fiume va a formare una caratteristica doppia ansa che dà un ambiente naturale e ricco di vegetazione. Alcune curiosità: i nomi degli abitanti di questo paese sono capriatesi, il santo patrono è Sant'Alessandro e la festa è il 26 di agosto. A questo punto non ci resta che cominciare a, diciamo così, passeggiare e vedere le bellezze di questo splendido paese. Girando per le vie di Capreate San Gervasio siamo giunti qui, piazza Villa Carminati, che è uno dei luoghi simbolo di questo borgo veramente splendido. Ma tornando alla storia, diciamo che circa 2000 anni fa i Romani crearono qui degli insediamenti, appunto in zona, che si affiancarono ai precedenti insediamenti celtici. Il primo documento che attesta l'esistenza del borgo risale tuttavia a qualche secolo più tardi, precisamente al 948, nel quale viene ribadito l'utilizzo e lo sfruttamento di questi terreni da parte del vescovo di Cremona, che aveva ricevuto l'investitura feudale direttamente dall'imperatore del Sacro Romano Impero. I secoli successivi videro notevoli scontri fra le varie fazioni opposte di Guelfi e Ghibellini, che resero obbligatoria, pensate un po', la costruzione di edifici atti alla difesa del territorio, fra i quali anche un importante castello. Inoltre, verso la fine del XII secolo, le truppe comunali di Bergamo vi costruirono anche un'imponente fortificazione di legno, che veniva anche utilizzata come deposito per le armi e per l'artiglieria. Noi continuiamo il nostro viaggio e continuiamo ad andare lungo le vie di Capreate e di San Gervasio. La nostra passeggiata, diciamo così, ci ha portati proprio qui, nel luogo di culto più importante, che è la chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Alessandro, edificata all'inizio del XX secolo, in luogo di un più piccolo edificio, ha conservato l'altare maggiore, la Via Crucis e numerosi e bellissimi affreschi. Altre chiese sparse sul territorio comunale meritano una citazione, come la chiesa di San Gervasio e Protasio, la parrocchiale di Crespi e l'oratorio di San Rocco. Continuiamo la nostra passeggiata per le vie di Capreate e San Gervasio. Seguitemi! Il nostro racconto ci porta a dire che nell'età moderna furono invece i Veneti che riacquisirono definitivamente il controllo della zona nel XV secolo, garantendo stabilità a livello politico per alcuni secoli. In età contemporanea, dal 1797, vi fu l'arrivo della dominazione francese tramite la Repubblica Cisalpina, a cui subentrarono poi gli austriaci con il Regno Lombardo-Veneto. Dopo l'unità d'Italia, il paese ha vissuto un'intensa fase di industrializzazione, culminata con la costruzione del borgo di Crespi d'Adda. Il comune assunse nel 1928 le attuali dimensioni, quelle che conosciamo adesso, quando vennero accorpati i vari comuni di Capreate d'Adda, San Gervasio d'Adda, insieme in un unico comune, Capreate San Gervasio.
La nostra passeggiata per le vie di Capriate e San Gervasio ci ha portati in un luogo simbolo, un luogo di natura, un luogo veramente incantevole. Siamo nel Parco della Penisola di San Gervasio, che è un'area naturale nella quale si può instaurare un equilibrio, una convivenza fra l'uomo e l'ambiente, finalizzata all'educazione dell'uomo stesso perché conosca, rispetti e protegga l'ambiente in cui vive. La penisola è così chiamata perché lambita nella quasi totalità dal fiume Adda. È dominata sulla sponda milanese dalla torre del castello di Trezzo sull'Adda e su quella bergamasca dalla chiesa dei Santissimi Gervasio e Protasio. L'area per tradizione popolare, pensate, è distinta in due zone, la cosiddetta cava degli spagnoli e le isolette. Noi approfittiamo di questa splendida giornata di sole per farvi vedere, fare una passeggiata insieme lungo le vie di questo meraviglioso, fantastico, incantevole parco. Siamo veramente immersi nella natura. Seguitemi. Noi stiamo passeggiando per le vie di questo meraviglioso parco che è quello della penisola di San Gervasio, posti veramente incantevoli come ad esempio quello che vedete alle mie spalle, che è una sponda del fiume Adda. C'è da dire che nel parco sono presenti anche svariate forme di verde, come state notando anche dalle nostre immagini, diversi tipi di vegetazione, di piante acquatiche, di uccelli, mammiferi e rettili, nonché anfibi e pesci vari. Presente anche in questo parco una zona umida con la tipica vegetazione arborea di pioppi. Una parte molto fresca ed ombrosa e per questo motivo è anche meta di chi predilige, soprattutto in estate, appunto l'ombra. È anche meta e punto di osservazione per i ragazzi durante le moltissime visite guidate che si svolgono qui ogni anno. Continuiamo, facciamo ancora un giro per le vie di questo parco. Ci troviamo nel punto del parco dove, come potete vedere alle mie spalle, è presente la diga. Spero vi arrivi in maniera corretta la mia voce, che l'audio sia chiaro, perché come potete notare qui sulla mia destra in questo momento le acque stanno defluendo in maniera molto importante. Comunque questo è un processo che viene fatto in diversi periodi dell'anno ed è in ogni caso un processo controllato. Questo tratto di fiume, a partire dal 1903, con l'inizio della costruzione della centrale Taccani che vedete alle mie spalle, e concomitante diga, appunto, è stato terminato nel 1906 e assunse una importanza economica per la produzione di energia elettrica. Nella spalla sinistra della diga è stata realizzata la scala di risalita dei pesci che vi faremo vedere, che mantiene il collegamento permanente aperto tra la parte a monte e a valle del fiume, permettendo appunto il passaggio dei pesci. In caso di forti e prolungate piogge, e soprattutto anche in primavera, l'apertura della diga determina una variazione di livello del fiume, come sta avvenendo in questo momento, con conseguente inondazione della zona adiacente il lavatoio. Adesso vi facciamo vedere più da vicino qualche particolare della diga. Seguitemi perché sono delle immagini spettacolari.
Il viaggio di Aria Pura oggi si è concluso qui al parco della penisola di San Gervasio. Vi abbiamo fatto vedere le vie di Capriate, quelle di San Gervasio, nonché questa meraviglia che è appunto il parco. Vi rimando ai prossimi programmi, continuate a seguirci perché abbiamo ancora tante bellezze da farvi vedere, e al prossimo appuntamento con Viaggi di Aria Pura. Da parte di Luca Formica, un ciao, un arrivederci. Ciao!